Maria, Maria, dammi la gamba mia. C'era una volta un signore ricchissimo ma avaro, che aveva al suo servizio una donna a nome Maria. Pur avendolo servito per circa 50 anni, quando morì non le lasciò nessun legato. La donna, che si aspettava una giusta ricompensa alle sue fatiche, ne fu indispettita e rovistò dappertutto nella casa per trovare oro e denari. Inutilmente. Ella, però, sapeva che il vecchio teneva nascoste nelle calze molte fede di credito. Perciò, quando fu seppellito, andò di notte al cimitero, aprì la cassa mortuaria dove era chiuso il cadavere del padrone e gli tolse la prima calza. Nel trargliela, si staccò l'intera gamba dal busto. Ella dapprima ne rimase spaventata, ma poi pensò di portar via la gamba per aver più comodo di togliere il denaro. Giunta a casa, mise la gamba sotto il letto e si coricò. Mentre dormiva, fu svegliata da una voce lugubre che diceva: «Maria, Maria, dammi la gamba mia, che non posso presentarmi davanti a Dio». A quella voce, la donna si turbò, si fece il segno della croce e recitò una prece per l'anima del morto, ma non restituì la gamba. Il giorno dopo, le tolse la calza e trovò il denaro che bramava. Allora, tutta contenta, nascose il tesoro e mise la gamba sotto il letto. Ma la notte successiva, mentre riposava, sentì la nota voce che ripeté: «Maria, Maria, dammi la gamba mia, che non posso presentarmi davanti a Dio». Essa ne fu vivamente turbata e, pensando che quell'anima non potesse aver pace fin quando il suo corpo non fosse completo, la notte successiva portò al sepolcro la gamba con la calza ed il denaro, così come l'aveva tolta, e tornò a casa sua, povera ma lieta di non aver turbato la pace di quel defunto.